Paviaplay.it, accende il tuo territorio. Buongiorno amici di Pavia Play, oggi siamo in un luogo abbastanza familiare per noi, però siamo in compagnia di due persone insomma, che vengono un po' da lontano, che non sono pavesi ma che provano una grande passione, un grande amore per la città di Pavia. Siamo qua con Federico e Lulu. Esatto. Federico e Lulu sono madre e figlio e hanno una storia molto particolare. Innanzitutto, diciamo che Federico è un appassionato di cinema, di videomaking, ne fate tantissime. Ultimamente io penso che il tuo grande obiettivo sia stata la realizzazione di questo lungometraggio nel quale hai messo tutta la tua energia, tutta la tua vita, si può dire, Federico? Assolutamente, sia da un punto di vista biografico che da un punto di vista fisico. È anche un po' per questo che ci troviamo oggi a Pavia e ringrazio per l'invito e per tutti gli spettatori di Pavia Play che ci stanno seguendo. Dunque, Federico, io direi di iniziare collegandoci anche a quella che è un po' la cosa che ti lega con la città di Pavia, dicendoci come è iniziata la tua passione per questo mondo. Sì, assolutamente. Allora, naturalmente c'è una parte biografica dovuto ai miei problemi di salute di infanzia, ma l'elemento, diciamo così, pavese, al di là di alcune location che ripercorrono nel nostos di questo road movie italo-francese, che peraltro in post-produzione ha potuto contare sulla collaborazione di Mattia Pioltelli come sound designer e visual effect, Luca Candellero come compositore ufficiale della colonna sonora, Rocco Spanò tra i vari musicisti come strumentista e chitarrista, che ha dato questo aspetto spagnoleggiante al film insieme ad Angela Centola, e soprattutto io ringrazio il mixatore nonché ingegnere del suono Vincent Arnardi, che attualmente è entrato nel film. Lui è 5 volte premio Oscar, quindi è una grande presenza sicuramente che sta facendo la differenza nel nostro film anche da questo punto di vista. Come dicevamo, l'elemento pavese sicuramente è riscontrabile sia in alcune immagini che scorrono proprio all'interno della sequenza di stock shot accompagnata da il brano di K Band di Jack Gornati e di Luca Galmarini, autore della batteria quadra TQ Drum. E nulla, sostanzialmente questi sono un po' gli scorci di Pavia. Vedremo il ponte, vedremo i pioppi, vedremo la cattedrale, la Certosa e tante altre immagini della Pavia che a noi è familiare e che nel film è stata riportata anche un po' per la matrice fantasy, se vogliamo, in quanto alla libreria Feltrinelli in centro, per l'appunto, da piccolo, durante questo percorso di malattia che più tardi, da quello che mi hai detto, approfondiremo, ci recavamo con i miei genitori e un giorno sono stato proprio, diciamo, invocato dal secondo piano di questa libreria. Ho trovato questo personaggio che indossava un cappello alquanto eccentrico, un cappello a forma di topo, colore verde, scacchiera, Salini. Per i Potterhead abbiamo già capito di cosa stiamo parlando, della prima edizione della Pietra Filosofale nel 2001, e niente, da lì è nato il mio amore per Harry Potter, che mi ha aiutato sia dal punto di vista sociale che di crescita che di malattia durante il percorso, e quindi tutto, diciamo, l'elemento fantasy che riscontriamo come paratematica all'interno del profilmico del lungometraggio è sicuramente dovuto a questo mondo fantastico creato da J.K. Rowling e poi interpretato successivamente da Daniel Radcliffe.
dove nel film vengono riportate proprio delle citazioni esplicite a quello che è l'ultimo capitolo della saga, I Doni della Morte. Lulu, tu che ruolo hai avuto in tutta questa esperienza di Federico? Allora, se parliamo del film, sono il direttore artistico, mi sono occupata quindi di tutto quello che riguarda la parte scenografie. Una volta scelte le location con Federico e il resto della troupe, ci recavamo nei posti, visualizzavamo esattamente quali erano le necessità e poi come, non so se tu sai, praticamente è stato fondato per questo film, un attimo prima, diciamo, della realizzazione, il manifesto che si chiama Neorealismo. E praticamente noi portiamo avanti un discorso un po' simile a quello che era il neorealismo italiano, però legandolo al discorso onirico. Quindi abbiamo riutilizzato magari ambientazioni e anche personaggi e costumi, modificandoli sul discorso un po' surreale e onirico. Partendo fin dai tuoi bozzetti, sia scenici che dei figurini, questo Esatto. sicuramente va Sì, asserito. i bozzetti praticamente intanto si parte dal presupposto che i nostri personaggi sono dei personaggi veramente molto particolari e fantasiosi, Vero. per cui anche i loro costumi chiaramente avevano queste particolarità. Tieni conto che i quattro protagonisti sono legati ai quattro personaggi, a quattro artisti della storia dell'arte importantissimi, quali Tamara Dellempicka legata a Dori, che è il personaggio femminile. Poi c'è un altro personaggio femminile che è la nostra Gigi Germophobic Girl, sarebbe a dire, e che è legata a Salvatore Dalì. Poi c'era il nostro Alfred, che è ossessivo, compulsivo, che è legato a Andy Warhol. E per finire Mickey Michelangelo, che non è niente altro che l'alter ego di Federico nel film, quindi molto autobiografico, che non è legato a Michelangelo, ma è legato a Toulouse-Lautrec. Sì, ecco, mi ricollego a questa cosa che sta dicendo lei per fare una precisazione sui due fratelli, cioè Gigi e Michi, che per esteso si chiamano non casualmente Michelangelo Grifoni ed Eugenia Grifoni. Anche questo nel cognome che potranno appunto scoprire al cinema gli spettatori è un riferimento all'universo potteriano per via appunto di Grifondoro. E naturalmente diciamo che questo aspetto viene riportato, se vogliamo, anche in una delle tonalità principali di Michi, che è il Sì, rosso. Michi è rosso e nero, ricorda un po' anche sinceramente proprio il discorso di Toulouse-Lautrec, abbiamo fatto uno studio stra-approfondito su ogni personaggio per non lasciare nulla al caso. Io ho fatto questi bozzetti e la nostra fantastica costumista Miriam Genko è riuscita a realizzarli piangendo giorno e notte, perché vi spiego, il costume erano fatti perfettamente di plastica PVC con inseriti proprio elementi cinematografici, cioè vestiti di cinema dalla testa ai piedi. Fin dal tuo bozzetto Sì, dal questo. bozzetto, quindi potrete vedere dal bozzetto ci sono tipo gli obiettivi montati sulla giacca, la pellicola cinematografica, che è stato un macello riuscire a recuperare online delle pellicole cinematografiche per poter bordare tutto il film. La gonna è tutta praticamente in plastica con all'interno le sceneggiature, cioè una cosa pazzesca. E comunque sono venute delle cose veramente particolari. E a livello di scenografie, ad esempio, non possiamo non ricordare Il labirinto del la metodo scena del. paranoico critico, ad esempio, che è Esatto. proprio puramente tuo Sì, quello. totalmente mio. Ho fatto uso, diciamo, dell'idea, appunto, siccome questi personaggi soffrono del metodo paranoico critico, volevo ricreare un'ambientazione, una sorta di labirinto, ma un labirinto della mente. Quindi non doveva essere il classico labirinto, avremmo potuto utilizzare, non so, il labirinto di Franco Merici. No, Non c'era un dedalo tradizionale, abbiamo ecco, sì. deciso di inventare un labirinto, quindi sono partita sempre da dei disegni, dopodiché li ho fatti vedere al regista, il regista ha detto ok, mo trova il posto. Ma trovalo il Ma posto. trovalo il posto. E abbiamo trovato, ho trovato un bosco che si adattava perfettamente all'idea. Abbiamo montato dei fili trasparenti, sai, fili tipo quelli da pesca. Su questi fili da pesca ho montato dei teli rossi che sventolavano in una giornata tipo questa, abbastanza calda, e in mezzo a questi teli, che erano praticamente il nostro labirinto, danzava questa danzatrice rossa blanca. In un'altra parte del bosco erano stati invece collegati come dei sorti di, come posso dire, Lettere, sì, ma pendagli, orologi, tra l'altro quella lì un'idea è una molto citazione, onirica, sì. sì, che peraltro è una citazione a Little Chaos di Alan Rickman, che è l'ultimo film che lui ha fatto, proprio perché era scomparso da pochi anni, e
essendo legato profondamente a tutto quello che è l'universo potteriano, ci tenevamo anche a questo tipo di riferimento. Quindi ci siamo rifatti proprio a quella scena con Kate Winslet, in un Sì. certo senso, cioè dal punto di vista scenografico, Molto, di molto, ma allestimento, c'erano ecco. anche le maschere della commedia Sì, certo, poi dell'arte, abbiamo spaziato l'arte. su quello che è la Sì, no, nostra io ho vena. notato Visto tantissime cose. Io ho visto il il trailer, trailer. poi lo faremo vedere. Sì. Grazie. Che insomma, sicuramente, come hai detto tu all'inizio, c'è anche questa cosa un po' del film spagnolo che io apprezzo tantissimo, no? Questa stranezza Sì. qua, ma soprattutto anche cose veramente paranormali, un po' di Wes Anderson. Che da Assolutamente. quel che ho capito Certo. è un regista al quale tu sei comunque Sì. legato. L'aspetto fotografico e Sì, cromatico può confermare cromatico. anche Lulu. Riprende proprio Studiatissimo. molti stilemi di Wes Anderson. Come, dove, quando potremo vederlo E questo? questa è la grande domanda che tutti ci stiamo facendo, nel senso che attualmente, come ti dicevo prima, il film fortunatamente può giocare adesso, diciamo così, per usare un termine un po' ludico, che riprende le caratteristiche poi del film stesso, sul mixaggio dell'ingegnere del suono Vincent Vincent Arnaudi. Arnardi. E sostanzialmente, quindi, dopo il mixaggio sicuramente sarà presentato nei vari festival e sarà proiettato anche in anteprima. Quello che noi ci auguriamo è di poter fare un'anteprima all'Arcadia, ma ancora non abbiamo avuto conferme perché, come del resto sai anche tu, i cinema sono appena stati aperti il 26 aprile, alcuni non hanno ancora un programma definito di tutte le varie proiezioni, quindi sicuramente, essendo il nostro progetto indipendente, non avrà, diciamo, vita facile nell'arrivare in sala, nel senso che comunque ci sono tante proiezioni arretrate in questo momento di produzioni ufficiali. Mi viene in mente ad esempio uno dei film che voglio andare a vedere io, che è assolutamente Freak Out di Gabriele Mainetti, proprio per via della matrice circense che è presente anche all'interno di quel film. Ma E una cosa, dimmi. prima poi di, ecco, passare brevemente a tutto quello Certo. che comunque ci avete accennato sul fatto che avete dovuto contare su 200 persone. Sì. 200 Esatto. persone. 200 neo-irrealisti, come dico Sì, sempre io. sì, sì. E sono tutti tipici anormali, cioè non ce n'è Tutti. uno normale. Li amo tutti alla follia, ma si chiama I tipici anormali, il titolo è calzante, E fidati. infatti A volevo partire dal proprio regista. Ah, beh, quello dal senza direttore di dubbio. produzione. Io volevo proprio farti questa domanda. Mi collego a questo. Analizziamo, ma perché avete deciso questo nome? Ma più che altro, cosa significa per voi tipici anormali? Dillo tu che sei più bravo. Ma va Anche bene, il titolo è tuo. non è che sono più bravo, posso spiegare la Sì. funzionalità del titolo, poi tu magari accenni qualcosa Sì. sulla trama. Sostanzialmente abbiamo giocato un po' su questo titolo ossimorico, effettivamente, nel senso che da una parte è un titolo nazionalista, dall'altra Ita. parte, esatto, invece dall'altra parte è un titolo che gioca proprio su questo gioco ossimorico, quindi di significato già all'interno delle parole, in quanto i tipici anormali è un po' anche un controsenso, no? Cioè nel senso la tipicità nella normalità, come può essere? Perché la morale del film è che poi si vedrà ancora una volta, torno a dire, al cinema, perché comunque, ecco, quello che ci siamo detti, anche se abbiamo avuto la conferma che poi potrà essere distribuito tramite le piattaforme da una distribuzione di Roma, quello che ci siamo già, detti è che noi la prima assolutamente la vogliamo fare al cinema, perché è un film che è stato pensato per il grande schermo, per il Certo. formato panoramico, nonostante ci sia una sorpresa a livello di formati, sempre un po' sullo stile di Wes Anderson, che però non vi svelo, vedrete poi nel film. La morale è quella, quindi non esiste nessuno che possa dire chi è anormale e chi non lo è, tutti lo siamo e nessuno lo è. È un po' sostanzialmente questo il discorso che viene portato all'interno del film. E Un'altra cosa anche che vorrei sì, dire, proprio legata a questo discorso, che oltre portarlo ai cinema e sulle piattaforme come certo, speriamo giusto. e nei festival, speriamo che i festival ce lo prendano. Nei quali io spero che arrivino un po' di primi, ma non, cioè, ovviamente me lo auguro anche per la regia, ma soprattutto per loro, Ma cioè per sì, il ma reparto arte, invece il perché mio hanno fatto sogno. un grande lavoro di veramente costumi, colori, scenografie, cioè è un film molto Il visivo mio comunque. sogno, e questo magari lo chiediamo anche al tuo pubblico, magari qualcuno può farlo, è che riesca ad andare nelle scuole. Perché comunque ha un forte messaggio anche Certo. sociale contro il bullismo, Assolutamente. contro le diversità, pur essendo velato, non è, cioè ci sono dei punti dove è Sì, non abbiamo esplicitato in messo la maniera. tematica sotto i riflettori, l'abbiamo trattata proprio come una lotta per le diversità di genere, Sì. quindi molto attuale, se vogliamo, da questo punto di vista, ma in chiave onirica, non in chiave, eccessivamente sociale. Quindi da questo punto di vista qui
è più neorealista, e poi da lì si sviluppa il neorealismo, però Secondo me solo sarebbe lirico. appunto un ottimo, comunque, come dire, messaggio che può arrivare nelle scuole, eccetera. Quindi speriamo che le Assolutamente. associazioni, che le scuole, eccetera, ci aiutino anche in questo senso per poterlo portare ai giovani. E poi anche comunque è un bel biglietto da visita proprio per la gioventù, perché in realtà sì, c'è qualcuno anche grande come me Un che ha po' più âgé. partecipato, esatto, nel film, ma la gran parte delle persone che hanno partecipato, soprattutto della troupe, in realtà sono tutti giovani, ragazzi, universitari, anche gente del liceo. Quindi voglio dire, non Come abbiamo avuto chiusure di nessun tipo, né certo. blocchi di nessun tipo, cioè sono stati benvenuti, oltre a gente professionista, anche chi Esatto, aveva volevo dire voglia di quello. imparare a fare cinema. Come diciamo un po' sempre nel manifesto del neorealismo, cioè un'amalgama Esatto. perfetta tra professionisti e quasi esordienti del settore. Quindi questo è anche un bel messaggio da portare avanti, secondo me, no? Che se vuoi, Sognare, se portare avanti l'arte, si il può fare messaggio di tutto. Walt Disney che Fede porta sempre nel suo cuore, qual è, appunto? Se puoi sognarlo, puoi farlo. Esatto, ed è così. Bellissimo. Io direi con questo di guardarci il trailer insieme. Certo, Perfetto. volentieri. E se non ci riconoscessimo più? E se ci fossimo persi e tutto fosse considerato anormale, quando in realtà è speciale? Dorothea, ma che casualità trovarti qua! Ma non hai ancora capito che quest'anno né io né te andremo soli in La vacanza? nostra storia inizia con un viaggio imprevedibile! Verso un matrimonio impossibile! Cioè, ma qui manca veramente Gesù Bambino nella stalla, gli zampognari, e la Sacra Famiglia al completo, eh! La prozia! No! La prozia, no! Ma si può sapere dove siete, eh? Ancora in circonvala! C'è qui l'Anastasia che muore dalla voglia di riabbracciare te e tua sorella. Scusate, avremmo dovuto dirvelo. Questo matrimonio è un'interminabile serie di sfortunati eventi. Dovranno affrontare le proprie ombre. Torna a fare i tuoi scarabocchi, così almeno non rischi di ammazzare nessuno, no? Cos'è sta merda? Mi devi rispondere quando ti parli, capito? Un'odissea alla ricerca di se stessi. Ti avviso, i ragazzi sono spariti. Un'avventura ricca di sogni. Dopo tutto questo tempo. Sempre. Visioni. Ma sta blanca, ma. Ma eri tu? No, era il metodo paranoico critico. E memorie parlanti. La modalità elettrica dell'auto non è più funzionante. Preparatevi alle roccambolesche disavventure di. Alfred, l'ossessivo. Dory, l'imprevedibile. Gigi, l'ipocondria. E Miki. Miki? Miki? Miki. Miki, ma chi è questo Miki? Ti prego, aiutami a trovarlo. Miki! Ma non può finire così! Lui è lui, ma non è lui! Romualdo! Deficiente! Questo loro non lo sapevano! Allora, Lulu, prima abbiamo un po' accennato anche i motivi per cui tutto il lungometraggio, insomma, l'affetto che voi provate per Pavia, Certo. perché voi venite dalle parti di Como, Sì, insomma, sì, sì. a cosa è dovuto in termini specifici? Allora, è dovuto purtroppo a una malattia che aveva Federico da bambino, una malattia rarissima che si chiama anemia di Blackfan e Diamond. Questa malattia portava allora 400 casi in tutto il mondo, ora poco più. Ed era una malattia sconosciutissima. Infatti noi eravamo in cura anni guarda a Milano, ma purtroppo a Milano non c'era cura, diciamo, effettiva per lui. Quindi informandoci ci hanno consigliato di venire a Pavia, dove c'era il professor Franco Locatelli, che ora è il presidente del Consiglio Superiore della Sanità Italiana, lo conosciamo benissimo. E lui è stato carinissimo, ha preso in carico, diciamo, la nostra situazione e ci ha iniziato a curare, finché poi nel 2003 io ho avuto la seconda figlia Benedetta, che è stata la salvezza di Federico. Non dimenticherò mai il professor Locatelli, che aveva detto: signora, non poteva scegliere che nome, un nome migliore, Benedetta di nome di fatto sarà la salvezza di Federico. È stato fatto questo trapianto nel 2004 e dopo lunga e penosa sofferenza, perché comunque la malattia chiaramente ha portato strascichi, siamo andati avanti
avanti e indietro per anni. Diciamo che la cosa principale è che la malattia è stata superata, però lì nel momento in cui eravamo, diciamo, sotto quella tenda durante questo trapianto di midollo osseo, le ore non passavano mai, eravamo io e Federico e nessun altro. I medici passavano chiaramente a fare le visite, a controllare, ma noi due eravamo isolati dal mondo. E diciamo che è stato come una sorta di, io la chiamo, la nostra catarsi ludica. Avevamo creato un nostro percorso, un nostro metodo di fare le cose, delle nostre cose che facevamo solo noi, erano giochi, bene, avevamo chiaramente la possibilità di vedere film, leggere libri. In questo percorso c'è un personaggio che va ricordato, che è il dottor Gabriele, sì? Che ancora una volta ecco, esatto, di fronte ecco. Al luogo simbolo, insomma, sì, assolutamente. La nostra seconda casa. La nostra seconda casa. Dire, sì. E va ricordato il dottor Gabriele, di cui in questo momento non ricordo il cognome perché poi è andato per l'appunto via dal Policlinico di San Matteo di Pavia, ma all'epoca era l'unico che era stato in grado di permetterci di piratare, perché all'epoca era una cosa ancora molto rara, la videocassetta di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, perché io da fan di Harry Potter era il primo anno, era il giugno 2004 e non potevo andare a vedere il prigioniero di Azkaban. E niente, tramite questo dottore siamo riusciti a avere la videocassetta pirata, che per l'epoca era una cosa assolutamente allucinante, ma siamo riusciti a avere questa cosa. E quindi io ero il bambino più acclamato del reparto trapianti, poi perché tutti volevano vedere Harry Potter e il prigioniero di Azkaban e ce l'avevo solo io. Contatto purtroppo molto 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 ravvicinato con la morte, perché purtroppo non bisogna dimenticare che praticamente il trapianto del midollo, che adesso è una cosa molto semplice, o meglio più semplice, all'epoca era una cosa molto complicata. Per cui io ho avuto anche un'esperienza di premorte, sì, infatti, che non discosta poi così tanto da il film pluripremiato adesso agli Oscar, Soul, della Disney Pixar. Sì. E infatti diciamo che grazie a questa esperienza, anche se ognuno di noi umanamente può avere dei momenti di allontanamento o più ravvicinamento, ecco, sì, al mondo, diciamo, divino, religioso, così, quello che io spero sempre per tutti i miei cari è che possano comunque trovarsi in un luogo ricco d'amore, dove ci sia comunque questo abbraccio caldo, quindi io so che anche nei momenti di allontanamento, come dicevo prima, posso sempre un po' ritrovare la mia luce, in questa via di Damasco, anche avendo avuto questa esperienza di premorte alla quale accennava anche Lulu ora. Comunque il Policlinico veramente è stata la nostra seconda casa per, direi, 19 anni di vita. Per l'associazione ADMO, associazione donatori midollo osseo, avevo fatto una mostra a Villa Erba di Chernobyl, il cui ricavato delle vendite è andato tutto a favore dei bambini e a favore proprio di queste malattie oncologiche che sono tremende. E comunque dico, diventa una grande famiglia, cioè il dolore unisce e unisce le persone, ed è comunque una trasformazione completa che hai tu stessa. E io dico sempre che Federico, ma lui stesso lo sa, è riuscito a fare tutto quello che ha fatto fino adesso e anche portare avanti tutto questo lavoro immenso con una caparbietà unica. No, ma infatti io sono rimasto colpito proprio dall'energia di Federico. Infatti volevo fargli proprio una domanda, no? Nel senso, dimmi tutto, caro. Tu hai un po', come dire, analizzato questa sorta di sensazione dell'esperienza premorte che per tanti di noi è difficile da comprendere, esatto, le emozioni, le sensazioni, ci dà curiosità ma non possiamo comunque comprendere. Ma però anche io totalmente adesso ancora, perché comunque tieni conto che ero molto piccolo, otto anni e mezzo, però te lo ricordi, addirittura hai scritto una storia su questa cosa. Sì, ho dei ricordi abbastanza nitidi di questa cosa. Perché praticamente, spiego l'antefatto, praticamente lui ha fatto il trapianto del midollo. Quando fai il trapianto del midollo, praticamente devi fare un farmaco antirigetto. Il farmaco antirigetto nel suo caso ha fatto reazione e lui ha avuto uno shock anafilattico, e questo l'ha portato a delle crisi convulsive incredibili, sono durate 7 ore, per cui stava veramente andandosene. E si è risvegliato dopo quasi 48 ore completamente cieco, ma era dovuto ai farmaci che gli hanno dato chiaramente per riportarlo tra virgolette in vita, e quindi poi questo ha lasciato degli strascichi per più di un anno dal punto di vista neurologico. Io ricordo, dopo lui spiegherà, che appena risvegliato lui ha iniziato a raccontare di questa figura
che si chiamava Holly, che poi è incredibile, Holly vuol dire spirito, quindi cioè, è stata cosa che io ho riscoperto dopo, poi alla Sagrada Famiglia di Barcellona, sì. Perché io non è che sia proprio un inglesista di quelli nati, anzi scusate per le pronunce di prima. E mi ha dettato questa storia, dice mamma ti racconto una storia, ti racconto cosa, e mi ha raccontato questa storia che lui aveva visto, questa, dice io ero su una barca, in mezzo al mare, una barca grandissima, mi racconta, mamma era grandissima sole, come questa barca, prima. E c'era questa bambina che si chiamava Holly e mi ha detto vieni con me, e poi mi ha raccontato che praticamente lui vedeva dall'alto tutti voi, tutti i parenti intorno al letto, il pelle corpo d'oca alta tre dita, perché sì, poi in realtà era vivo, un po' macabri. Ma quando mi ha raccontato sta roba io sono rimasta sconvolta, e per me è stato invece tutta un'altra cosa, io ho passato nove ore in ginocchio davanti al letto e che quello che avevo visto da fuori, perché io dicevo non ce la fa, povero che cuore. Com'era la vita dentro al policlinico? La vita dentro il policlinico è allora una vita molto difficile da una parte, ma creativa dall'altra, un po' come diceva Lulu prima. Noi avevamo anche questa caposala bravissima del quarto piano, Valentina De Cecco, che era quella che non mi veniva in mente prima il nome. E sostanzialmente la cosa che va assolutamente ricordata è che per quanto riguarda i trapianti del midollo, come diceva sempre Lulu prima, eravamo un pochino agli esordi, ai primi anni, quindi non era qualcosa di così scontato, così facile, assolutamente. Certo. Nonostante questo si è potuto esplorare molto la fantasia, c'erano molti giochi, videogiochi anzi, quindi videogames che si facevano sotto la tenda del trapianto. Io ho questo ricordo molto lucido di tutte le persone, compresi i compagni di classe delle elementari che mi salutavano fuori dal vetro. Quindi qualcosa comunque anche di un po' triste, se vogliamo, però bello commovente, allo stesso tempo dal punto di vista che ho potuto davvero provare con mano, quindi sia la fantasia da una parte che l'umanità dall'altra. Sì. E i videogiochi principali che si facevano sicuramente erano Spyro the Dragon, piuttosto che Crash Bandicoot, piuttosto che tutta, se vogliamo, un pochino la mitologia dell'Allegra Brigata di Robin Hood, che un po' viene riportata in videogames come Final Fantasy piuttosto che Kingdom Hearts. Infatti questi elementi poi vengono anche ritrovati nel film dei tipici anormali, nel costume ad esempio di Gigi per via della paletta che sostituisce l'asta da invocatrice di Yuna, piuttosto che le ali a farfalla che riprendono sempre un po' il costume di Yuna, quindi... E naturalmente qualcosa che va sottolineato è la forza dell'amore che io ho scoperto tramite questa esperienza, perché soffro un pochino di questa sindrome del sopravvissuto in cui ogni giorno è come se fosse un po' l'ultimo, è anche per questo che parlo veloce, dico tante cose, eccetera. Ne fai anche tante. Ne faccio anche tante, ci provo perlomeno. Devo tutto questo a mia sorella Benedetta, che è proprio la forza del mio amore, è la mia migliore amica, io lo dico sempre, è uno dei più grandi esseri umani che conosco, e non è retorica, cioè lo dico perché lo penso, perché mi ha donato la vita, ma poi al di là di quello abbiamo davvero strutturato un rapporto importante. Capiamo proprio che l'amore è una forza universale, proprio concentrica, viene da dire, una sorta di, se vogliamo, ponte di Einstein-Rosis, che quindi collega un po' quelle due estremità, no? Da una parte la scienza, dall'altra parte Dio. Del resto, come diceva Einstein stesso, abbiamo due modi per vivere la vita, come se tutto non fosse un miracolo, come se tutto lo fosse. Io preferisco la seconda, sinceramente, e quindi proprio per questo cerco di portare avanti questo tipo di ideale nel film e nella vita in generale. Quindi c'è stata questa trasposizione della forza di volercela fare anche nei protagonisti del film, di cui ho già parlato prima, Maria Luisa, appunto. Lulu, sì. E... Nulla, concludendo, comunque mi verrebbe da dire che il film, come abbiamo capito, è fatto da molte stratificazioni, ha questo aspetto quindi un po' videoludico in questi checkpoint che fa l'ibrida delle arti, che è stata realizzata l'automobile tutta con dedizione disegnata da Lulu e sempre da tutto il suo riparto, quindi Miriam Genco, ricordiamo anche l'assistente delle scenografie Simone Fumagalli, Emanuela Puto e tutti quanti. E nulla, quindi c'è una grande gratitudine e c'è questo voglia di mettersi in gioco in un film molto giocoso, per l'appunto. Ragazzi, che dire, io sono comunque emozionato, penso che questa sia stata una delle storie più emozionanti che abbiamo avuto, Storie Orizzonti su Pavia Play, senza nulla togliere le altre, grazie, però veramente questa ha una particolarità, comunque, cioè ti tocca da dentro.
Quindi Lulu, io ti ringrazio per aver portato anche la tua testimonianza. Grazie a te. Sei stata comunque, si può dire che sei veramente una madre fantastica. Sì, grazie. Veramente. Ci scorniamo, però sì. E Federico, concluderei questo punto con te, salutando i nostri amici, dicendo qual è il tuo più grande sogno in questo momento. Beh, essendo che siamo qui circondati in questa splendida location da salici piangenti, che poi è la mia pianta proprio di riferimento, come non pensare alle parole di un mantra disneyano di nonna salice, parlando un po' della cultura indiana, nel seguire il proprio cuore. Non faccio cinema fine a se stesso, provo a sperimentare il percorso della regia, quello a cui sogno io di arrivare, scusatemi, sono un attimo impaperato l'emozione, sostanzialmente sì, naturalmente mi piacerebbe arrivare a portare il mio cinema oltre oceano, ma anche semplicemente in Francia, però quello che vorrei realizzare io un domani, nella speranza di poter diventare più famoso, di poter avere più finanze, non è una fama, come dicevo poc'anzi, fine a se stessa, ma il desiderio, lo dico sempre anche a mia madre, sì, alle persone a me più care, è quello di costruire un ospedale cinematografico in Africa per curare i bambini anche tramite l'utilizzo della settima arte. Quindi un po' quello che ho vissuto io, restituirlo, come se volessi ridare la stessa cosa all'universo. In questa intervista abbiamo parlato dell'evoluzione dei personaggi, del fatto che io ho voluto trasportare questa lotta per la sopravvivenza anche nei personaggi, anche se poi il film ha un copione un po' comico. Quindi quello che vorrei dire concludendo è che questo è il primo film, ci auspichiamo, di una trilogia, soprattutto diciamo successo permettendo di parte del pubblico e parte della critica, che poi ha un suo giudizio sempre particolare, ma soprattutto nella speranza di poter trovare una produzione stabile a livello di fondi che ci permetta di per l'appunto produrre i seguiti dei due film, quindi il seguito di Ita e i tipici anormali, nella trilogia TAN, che in sigla è Trilogia Normalità Normali. Il seguito si dovrebbe chiamare per l'appunto Ami, Atipici Musicanti Interstellari, che, svelo questa curiosità finale, per il pubblico più attento potrà trovare già un riferimento all'interno del primo film, che servirà eventualmente come ponte di collegamento, ancora una volta il ponte come figura retorica, diciamo, ritorna con il secondo film, quindi tra il primo e il secondo film. Grazie mille Federico, grazie a voi, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie. E alla prossima. E certo, volentieri. A tutto il pubblico e a presto. Qua grazie a tutti. Da Francesco Tessarolo, Lulu, Federico Angi in Storie Orizzonti su Pavia Play è tutto. Alla prossima. The slow day, the calm and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. People keeps missing, the clouds seem to fade. And every occasion I whisper your name. I'm happy to hear that you'll still be around. I thought you were leaving without a sound. In my little world you are both pros and cons. It's hard to admit when you feel you don't belong. So tell me, are you still in there? As beautiful as you are, you just don't know how far. In this world I'll be right by your side with arms, even if you don't want, you wrote your name in my heart. You're out when you're laughing, the curls in your hair. That I could tell you how much I really